Siamo alla riserva Labenese di Benevagenna in provincia di Cuneo in compagnia di Daniele Baldinetti, che di questa riserva è il continuatore, perché la riserva nasce prima ancora di quando Daniele l'ha presa nelle sue mani, una decina di anni fa, dico bene? Sì. E sentiamo un pochettino direttamente da lui che cosa può offrire questa riserva ai cacciatori. La riserva è nata nel 62, Emi. Ecco, quindi molti anni fa. Già qualche anno in più di me, io non ero ancora nato. Già dagli inizi della riserva si cacciava prevalentemente fagiano starne, pernici e fagiani, e questo lo stiamo facendo ancora. La riserva si basa su questi animali. Buone zone di passo della quaglia e della beccaccia. E poi però, c'è stata l'integrazione, quanti anni fa è arrivata questa integrazione degli ungulati? La sorpresa del folletto rosso, parliamo di 10 anni fa abbiamo iniziato a fare i primi abbattimenti, 11 anni fa aveva iniziato Antonello, il vecchio gestore, a fare 2-3 abbattimenti all'anno, adesso siamo arrivati a fare 30-40 abbattimenti di caprioli, che è già buono per la superficie di questa riserva. Cinghiali cacciati sempre all'aspetto. Cinghiali cacciati sempre all'aspetto. All'aspetto, sì, ecco. Sì, sì. Abbiamo fatto una serie di altane che stanno funzionando molto bene. Quindi ovviamente studiati i posti strategici. Esatto. Si parlava prima di questa riserva che a primo colpo d'occhio sembra una grande pianura, mentre invece come si arriva vicino alla boscaglia si scoprono dei fossatoni terribili. Con l'acqua che scorre al fondo. Esatto. Quindi direi una situazione magnifica per trattenere questi animali, gli ungulati ideale, in particolare. Sì, 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 sì. Offri qualche pacchetto particolare, tanto così per attizzare un pochettino il gusto e lo spirito dei cacciatori che ci seguono? Ho la possibilità di far cacciare caprioli vendendo dei pacchetti da 3 capi, maschio, femmina e piccoli, divisi nei vari periodi di caccia. Di apertura. Allora, il pacchetto di 3 caprioli spiegato poco prima, a quanto viene messo in vendita? Adesso lo stiamo facendo a 900 euro, poi abbiamo la possibilità anche di fare gli abbattimenti dei singoli capi senza il pacchetto, però ovviamente viene a costare leggermente di più. Uno degli agrément che tu fai è la pulizia del capo. Esatto, pulizia del capo, accompagnamento. Il trattamento è tutto più compreso, l'accompagnamento, esatto. Tutto compreso, che non è una cosa da poco, non proprio, ci sono soprattutto sorprese. Per la comodità, certo. Che cioè si prende, non c'è da correre di qua e di là, e Daniele provvede a queste cose e provvede, devo dire, per esperienza, provvede in maniera egregia a compiere anche quest'opera. Nei pennuti fai anche qualche pacchetto, non diciamo regalo, ma promozionale? Siamo sempre sui 20 euro a capo, quindi un prezzo decisamente concorrenziale anche rispetto alle altre riserve. Ovviamente tutta caccia alla francese. Quindi si parla con la R. Esatto, la francese. Bravo. La caccia alla francese, che ovviamente è quella molto più praticata al giorno d'oggi, perché in definitiva è quella che permette a quotazioni ancora decisamente abbordabili di divertirsi e, diciamolo chiaro, di far divertire i propri ausiliari, i propri cani. Vero. Quello è così. Devo dire, non per piaggeria o perché c'è qua Daniele, che i capi che immette solitamente impegnano sia i cani sia i cacciatori, e impegnano in ottima maniera anche poi chi deve cucinarli. Quindi da tenere presente. Grazie, e sono cose non gratuite, ecco. No. Non è detto così. Bene, ringraziamo Daniele per queste cose, augurandogli un in bocca al lupo caloroso, grosso così. Grazie mille, Crepi. We'll be right back.